Rimane sempre il Codman di Rosciano, ma si sposta di qualche metro. Il drive-in allestito dalla scorsa primavera per i tamponi molecolari. È questa la nuova destinazione, la casetta di 100 metri quadrati che nel mese di novembre fu donata da Angelo Candiracci dell'azienda AC Engineering alla Protezione Civile di Fano. Avevamo la possibilità di metterla a disposizione di qualcuno, come ci aveva detto Angelo, in pratica il proprietario. Abbiamo cercato nell'ambito scolastico, ma non abbiamo avuto risposte perché le scuole hanno tutte le loro classi, abbiamo sentito la provincia lo stesso per le scuole, non è andata a buon fine, così le associazioni, non avendo ricevuto risposta, abbiamo pensato assieme al proprietario di metterla a disposizione del distretto sanitario. Il distretto sanitario che ha accolto di buon grado, sono state fatte delle modifiche all'interno, portato a internet delle prese in pratica di lavoro, postazioni di lavoro, una copertura come vedete per il drive-in per due linee di auto, e da qui andando avanti proseguiranno in pratica per i tamponi, verranno spostati dal box all'interno del Codma, sempre all'interno della struttura, in pratica in questa struttura che vedete alle mie spalle. Il presidente del CB Club Mattei Saverio Olivi ha consegnato questa mattina le chiavi al dottor Eugenio Carlotti, direttore del Dipartimento di Prevenzione. Alla presenza dei vertici della Aria Vasta 1, dei volontari di protezione civile, del sindaco e dell'assessore Cristian Fanesi. La struttura dovrà essere migliorata con una tettoia per aumentare l'area coperta, ma da domani sarà già operativa e verrà gestita dal distretto sanitario di Fano e dall'USCA, l'unità speciale di continuità assistenziale. È previsto che l'area vasta dia un contributo quantificabile adesso dai 5 ai 10 mila euro, vedremo la tipologia di lavori che sarà fatta. Il signor Candiracci, che ho ringraziato e ringrazio ancora pubblicamente, ci consentirà di gestire la struttura adesso per 6 mesi, poi ovviamente saranno rinnovati. In questa struttura probabilmente, oltre alla indagine con i test rapidi che partirà il 18 a Pesaro e Fano, promossa dalla Regione, questa struttura sarà quella dedicata probabilmente alla vaccinazione di massa nella zona di Fano quando arriverà il nuovo vaccino per Covid-19 e ovviamente anche per altre vaccinazioni di massa che si prestano ad un approccio logistico di questo tipo. Presente alla consegna anche l'imprenditore Candiracci. Il limite considero sempre che è la fantasia. Oggi c'è stata la necessità di trasformarlo in un centro per i tamponi, l'abbiamo fatto volentieri e appunto diventa utile per la comunità, visto che per come scuola non ce n'era più necessità, abbiamo trasformato in questo. Quindi siete contenti? Molto contento, perché tutto quello che va a favore della comunità per me è lo spirito della nostra azienda. Questo è un territorio che durante le emergenze ha sempre risposto con grande umanità e professionalità, ha commentato il sindaco Seri, ed è questa unione che nei momenti difficili fa la differenza. Questa è la Fano che mi piace e lo dimostra sempre nei momenti difficili e particolari. Questo modo di fare squadra, di fare sinergia che porta valore aggiunto e chi ne trae beneficio poi è l'utenza finale, il cittadino, verso il quale trova sempre efficienza e efficacia, come abbiamo dimostrato in questi anni.